Un'alternativa alle modalità più consuete di affrontare il travaglio e la nascita di un bambino. Una vasca per il parto in acqua è stata donata al reparto di ginecologia ostetricia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone dal comitato Note Fuori Udienza. Gli avvocati crotonesi, già nello scorso mese di dicembre, in occasione di un concerto di beneficenza, avevano annunciato di voler devolvere 13.000 euro al reparto ospedaliero di Crotone, con l'intento di lanciare un messaggio positivo e di speranza e di celebrare la figura della donna, oltre che il diritto alla vita e alla salute. Un obiettivo centrato, anzi richiamando quello che è stato il nostro motto, direi che è stata una causa brillantemente vinta. Questo comitato, che Note Fuori Udienza, che è composto da Roberto Stricagnoli, che è il nostro presidente, Serafina Cavaliere, Pasquale Montesano, Pina Notarianni, ma supportato da tanti avvocati che costituiscono, diciamo, la nostra base, la nostra forza, che scombinati disposti. Oggi con noi abbiamo Alessandra Galdieri. Siamo stati accomunati, dicevo, da un motto che è tanti avvocati per una sola causa. L'abbiamo vinta. Una, diciamo, attrezzatura che non c'era in questo ospedale. No, ci mancava, è qualcosina che ci potrebbe dare un tocco in più per cercare di dare un livello di assistenza migliore, per far sì che la paziente possa venire più tranquilla, e magari stiamo cercando di avere già dei risultati positivi, nel senso la gente dice: ma mi devo prenotare, che devo fare per poter... È una novità che spero che possa darci più tranquillità nell'assistenza, ma più tranquillità non tanto a noi, ma quanto alle pazienti. Queste sono iniziative, diciamo, della società civile che collaborano con la sanità e con questo ospedale. Sì, certo, noi dobbiamo essere molto contenti di questa vicinanza che ha ad esempio questo comitato di avvocati del foro di Crotone, che non è la prima volta che fanno donazioni e mostrano una vicinanza all'azienda sanitaria. È chiaro che il valore di queste donazioni va al di là del prodotto stesso, perché significa una vicinanza della società civile, significa una promozione dei nostri servizi. Peraltro in questo caso è anche abbastanza facile, perché oggettivamente il punto nascita di Crotone è un punto nascita con dei numeri e una qualità assistenziale molto significativa. Fanno 1.200 parti all'anno con un tasso di cesarizzazione molto basso, ed è il più basso della regione Calabria, quindi vuol dire che i professionisti qui si dedicano molto alla qualità dell'assistenza e molto alle donne e ai nascituri.